sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. Nella puntata di The Focus dello scorso 10 febbraio, dedicata alla storia infinita del Centro per l'Autismo di Valle, le mamme dell'associazione Irpina Pianeta Autismo non fecero mistero delle loro preoccupazioni legate alla possibile realizzazione di un centro per l'autismo nell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, sottolineando l'inopportunità dell'iniziativa. Sulla vicenda ora interviene il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, che vuole incontrare la dirigente dell'ASL Morgante per avere chiarimenti sul progetto. Io sono contraria alle grandi incompiute e quindi credo che il centro di Valle, dove comunque c'è stato un investimento non di poco conto, vada completato e anche nel più breve tempo possibile. Credo che potrebbe essere anche utile avere un servizio anche sul territorio, considerando anche le difficoltà di trasporto. Personalmente ho forti perplessità che un centro del genere deve avere ospiti che insomma debbono trascorrere in una condizione anche particolare, in un contesto particolare, possa essere collocato in un ospedale. Io chiederò innanzitutto di capire, diciamo, la concretezza del progetto, di capire se veramente, voglio dire, questa cosa è giusta che si faccia in ospedale, considerando anche le esigenze che noi come ospedale, come sanità abbiamo in Altissinia, perché insomma abbiamo diritto, l'esigenza di avere un ospedale con un pronto soccorso, con un'emergenza che si garantisca. Voglio chiedere se questo progetto è anche, come dire, da quello che mi risulta, noi abbiamo approvato con il progetto pilota degli interventi rispetto all'ospedale di Sant'Angelo, alla sanità sul territorio, e di questo non ne abbiamo assolutamente parlato. Quindi si sta a tema tutta una serie di cose che vanno chiarite, e a questo si aggiunge, voglio dire, che secondo me proprio su tutto, ma soprattutto su queste tematiche di alto valore sociale, non si può fare a meno di un lavoro di rete, di grande trasparenza e di grande condivisione.